Poliambulatorio medico all'avanguardia, un centro benessere, un wellness di prim'ordine e un albergo immerso nel verde e nella natura a pochi chilometri dai borghi medioevali di Montona e Grisignana, due perle dell'Istria. È un'oasi quasi unica dove è incastonato lo storico complesso delle terme di Santo Stefano, conosciuto soprattutto per le offerte di soggiorno che è in grado di offrire agli ospiti che arrivano per trascorrere un po' di relax a pochi chilometri da Parenzo. Un centro termale storico che sta pensando anche ad un suo restyling per migliorarne l'ospitalità. Complesso di cui ne è direttore Vedran Velenik, che abbiamo incontrato nel suo ufficio. Direttore, per chi arriva alle terme di Santo Stefano, quali sono i servizi che il centro termale è in grado di offrire ai suoi ospiti? I bagni di Santo Stefano sono conosciuti per la nostra terapia, per i nostri bagni con acqua termominerale e per il nostro fango che è conosciuto, che noi lo facciamo qua. Oltre alla terapia, nel nostro albergo ci sono 240 camere, c'è il nostro centro wellness, centro di benessere e la policlinica di Santo Stefano nel nostro albergo, che è in fase di restyling. Il maggior numero degli ospiti sono italiani e croati, ma stiamo anche aprendo il mercato ai tedeschi. Acqua come fonte di salute, sauna, salone di bellezza, sala fitness, palestre, solarium, centro benessere, massaggi, fangoterapia, piscina termale, ma anche escursioni in bici, mini golf per il relax e un super poliambulatorio all'avanguardia sono alcuni dei servizi che il centro termale dispone. Ma andiamo per ordine a visitare il centro benessere con il direttore Vedran e la dottoressa Yasmina Maric, che ci descrive i benefici del wellness, ma anche alcune novità come la vinoterapia e i trattamenti per il viso e il corpo. I benefici del wellness sono vari, soprattutto la piscina. Con l'acqua normale ci sono vari tipi di saune e tanti trattamenti del corpo e del viso. E trattamenti con le pinne, trattamenti per le mani, per i piedi, trattamenti per la schiena. La vinoterapia, che si fa con un peeling speciale per tutto il corpo, poi si mette una maschera e si fa anche il massaggio per tutto il corpo. Di grande valenza medica il poliambulatorio inaugurato nel 2008, che è in grado di offrire prestazioni medico-specialistiche come otorinolaringoiatria, la chirurgia estetica, le terapie delle vie respiratorie con acqua termale, la stomatologia attraverso la terapia conservativa con implantologia e protesi, ma anche con interventi non invasivi di chirurgia estetica. Un poliambulatorio modernissimo dotato anche di ambulatorio di ginecologia. Delle prestazioni del poliambulatorio ce ne ha parlato la dottoressa Sania Lazaric, specialista in otorinolaringoiatria. In questo policlinico Santo Stefano abbiamo tutte cose per patologia otorinolaringoiatrica, per gente che aveva allergie, problemi con naso, con gola, con cordi vocali, e dopo abbiamo tutto per medicina estetica. Così facciamo applicazioni, botox, dopo filler, tutte operazioni testa e collo per estetica. Un poliambulatorio all'avanguardia anche per la medicina estetica, dotato di 28 stanze a 4 stelle per il soggiorno, ma il poliambulatorio è anche e soprattutto un centro benessere estetico, come ci ha ricordato Sania Bernat, che segue la linea benessere per il corpo all'interno del centro. Questo è un centro estetico, facciamo trattamenti viso, corpo, manicure, pedicure, depilazioni, elettroepilazioni, linfodrenaggio, ginnastica passiva, tutto per la bellezza. Acqua come fonte di benessere, alle terme di Santo Stefano per curare le malattie reumatiche e dermatologiche, note sin dal tempo dei Greci e dei Romani, attraverso l'acqua medicinale che da tanti anni viene utilizzata a scopi terapeutici. Un'acqua che contiene 14 tipi di minerali, fra i quali prevale lo zolfo, tanto che il complesso di Santo Stefano è al terzo posto in Europa. Non possiamo non terminare con la Madonna della Salute, alla quale è dedicata la cappella all'interno dell'albergo.
Madonna della Salute, che negli anni gli effetti meteorologici della natura hanno scalfito la roccia di Sperone che sovrasta il complesso termale, disegnando un'immagine rassomigliante, scoperta di recente, come lo ha testimoniato un servizio del quotidiano Glassistre di Pola. Buon soggiorno alle Terme di Santo Stefano, in Istria, per un salutare relax. Nello studio di Torre, in Istria, a 2 minuti da Parenzo, il dottor Ivan Milic vi propone una visita odontologica con preventivi gratuiti per la cura dei denti ed interviene per otturazioni estetiche, ricostruzioni parziali o totali della corona dei denti, radiografie dentali, chirurgia orale, estrazioni, trattamento della gengiva, edodonzia, cure canalari, implantologia con impianti al titanio e con sole 2 ore di viaggio dal Veneto puoi fare una visita allo studio ed avere preventivi gratuiti. Un piccolo viaggio turistico può servire la cura di vostri denti a prezzi vantaggiosissimi. Dottor Ivan Milic, medico dentista a Torre, in Istria. I vantaggi per i nostri pazienti qua in Istria sono tempi ridotti e costi minori, con massima qualità per tutti i lavori. Qua lavoriamo di tutto, ci facciamo otturazioni, cura canalare, ricostruzioni, facciamo preventivi da tutti i lavori che non si paga, facciamo lastre, raggi, tutto, facciamo anche chirurgia di orale, di paradontale con impiantologia e tutta protetica. Location che si ispira all'antica marineria, quella dei Pirati dei Caraibi, una realtà che si trova ad un paio di minuti dall'invitante mare della Lanterna in Istria. Il suo nome è Il Pirata, ad Abrega, un locale unico al mondo, grazie all'ingegno di Paolo Stojnic, che ha saputo ideare un suggestivo arredamento in un ambiente da pirata, tra vascelli, cannoni ed alberi maestri, in un locale tutto da scoprire per pranzare e cenare in estate. Al Pirata, tra Abrega e la Lanterna, dove di fronte al mare si trova un'altra chicca dell'intuizione di Paolo, il Robinson Crusoe, tra stelle e mare, per un'estate in relax e per un drink tra amici o innamorati, guardando il mare a 2 passi e la Lanterna, ovvero il grande faro che illumina i naviganti e fa da cornice a questo meraviglioso angolo di natura. Non-stop, we have a beaten path before us. It was all there in plain sight. Come on people, we have all seen the signs. So we may never get back to the old school, to the old grounds. It's all about the new found. We are the new. Press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. It was all there in plain sight. Come on people, we have all
watching the signs, so we may never get back.